Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera, buoni, stiamo buoni, che stiamo a fare le riprese. Quindi, visto poi io sono tipo molto ansioso e visto che ci dobbiamo un po' sciogliere tutti, no? Allora io direi che invece che per iniziare, invece che un applauso, vi voglio chiedere un silenzio de tomba, come se avessi fatto una battuta proprio che non fa ride. Sentimo 3, 2, 1... Mamma mia, fa male pure se so che è finto. Allora, dobbiamo costruire il fantasma della serata di merda, è una cosa esorcizzante per me. Quindi adesso scendiamo ancora più nello sprofondo, quindi invece che un silenzio vi chiedo dei buu, buu, proprio che vi sfogate, che tirate fuori tutto il vostro odio. Fatemi sentire, 3, 2, 1... De più! Vai Roma! Tiratelo fuori tutto! Vai! Vai! Vabbè, basta! Oh, basta! Basta! Oh, basta! Oh. Ma che c'è stata più a gusto? Ma che sto sul cazzo davvero? Allora, visto che ci avete sta voglia, allora facciamo così. Scendiamo ancora più nello sprofondo. Voglio un bu plus, ok? Quindi io vi faccio un cenno, voi iniziate a fare bu bu, a quel punto tu urli, a schifo, a merda, me so scopato tu madre, va bene, ci siamo, ok. Accordiamo gli strumenti, vai. A schifo, a merda, me so scopato tu madre. Spero con questo entusiasmo, che deve essere stata proprio una bella serata. A quel punto, a quel punto, a quel punto, dopo che lui dice così, te dici a me, ma mica fai ride, e tutti gli fate applauso, va bene? Il mostro della serata di merda, va bene? Allora vai con i bu! Buu! Ma schifo! Oh, merda! Mi ha scopato tua madre! Mica fai ride! Bene! Adesso che abbiamo creato questo fantasma, lo dobbiamo scacciare, ok? Quindi, come se non ci siamo visti, io scendo, quando risalgo voglio un'ovazione totale, ok? Come se fossimo a un raduno dei diabetici e io l'ultima dose di insulina, va bene? Come se voi foste Paolo Brosio e io la Madonna de Medjugorje, va bene? Come se fossimo a un raduno dei monarchici e io la regina Elisabetta, va bene? Oddio, che poi dovrebbe essere più un raduno del paranormale. Quindi, allora, no. Come se fossimo a un raduno dei monarchici e io re Carlo III. Oppure voi re Carlo III e io la notizia che finalmente la vecchiaccia è morta, ok? Entusiasmo, eh? Ci siamo? Pronti, eh? Buonasera Roma, fate un cazzo di casino per lo Stato Mandrione, Comedy Show e The Comedy Club. E benvenuti a Non Siamo Soli, Siamo Troppi. Applauso! Ci siamo o no? Ci siamo o no? Potete pure dire no, cioè... Chiedere è lecito, rispondere è cortesia. E una cortesia vi vorrei chiedere io prima di iniziare. Quando dico stand up, rispondete comedy. Stand up? Comedy. Stand up? Comedy. Quando dico Sandro, rispondete canori. Sandro? Canori. Sandro? Canori. E adesso solo le donne. Intendo. Femmine. Intendo. Difficilissimo fare questo lavoro. Intendo, sia quelle nate biologicamente donne in un sistema binario imposto dal patriarcato, sia chi ci si sente e basta, fate oh oh, oh, oh. Più forte oh, oh oh oh. E adesso uomini. Intendo. Maschi. Intendo. Pene muniti o anche no, interessati in qualche modo all'universo femminile, avete sentito quante donne ci sono?
Quindi forse stasera si scopa! Ecco, subito. Eccoli i maiali, subito. Ma non dovete far cazzate, avete capito? Sì! Mi sento già meno convinti, eh? Più forte, avete capito? Sì! E allora quando dico consenso, rispondete informato! Consenso? Informato! Consenso? Informato! Quando dico c'ha ragione, rispondete la murgia! C'ha ragione? No, è troppo, regà, troppo. Chi pensa che questo imbocco sia troppo binario per il 2023 oppure che ne frega un cazzo? Un ultimo casino al mio 3, 1, 2, 3! Applauso! Bene Roma, bene! Scusate se faccio sempre tutta sta pantomima prima di iniziare, ma perché è difficile salire qua a cominciare a dire i cazzi miei, mi sento sempre un po' fuori luogo. Come se andassi al funerale di mia moglie e dicessi alla suocera: allora che famo? Stasera se scopa? No, fuori luogo. Quindi inizierei parlando dell'unica cosa che conosco e nemmeno troppo bene, ovvero me stesso. Allora, ho cercato di sfruttare questo periodo nefasto del mondo per rimettermi in forma. E ora, cazzo vi ridete, e ora posso dirlo con orgoglio, so una fregna curvi, di quelle non tanto belle ma coraggiose, Ho la differenza che se mi metter per izoma io, chiamano la forestale, Frida dovrebbe fare un post solo con il mio bellissimo viso, perché sono potenzialmente un figo, ma ho scelto coraggiosamente di rimanere un tipo, perché è un gran periodo per essere grassi, no? Siamo tutelati come i panda, quindi io dico viva la body positivity, perché non c'è niente di sbagliato ad essere grassi. Applauso! Niente di sbagliato esteticamente, perché poi per il resto bisognerebbe fare da analisi approfondite, no? Cioè, ma non lo dico io, lo dice la scienza, cioè, poi per carità potrebbe succedere tutte, le situazioni sono tutte diverse, però potrebbe capitare che se vai dal dottore e gli dici: ma io mi sento bene ugualmente con me stessa, quello ti dice: bene, ok, sono contento per te, te faccio pure un sorrisone, ma ci sono comunque dei gliceridi alti, cioè, ci pierai like, ma lei rischia malattie cardiovascolari. Ma lei è un grassofobico? No, sono un dottore, signora, Ma io ho letto su internet, che ha letto, che è una cogliona. Io c'ho una laurea, 110 lode, lei che c'ha 300 di colesterolo? Ma mica è una gara a chi fa il punteggio più alto, Mica stiamo a giocare a burraco, quindi cioè, sia zitta e mangiate meno. Ora. So che le situazioni possono essere anche molto più complesse di così. Non è che si risolve sempre tutto con magna de meno. Ed è per questo che i grassi non vanno presi in giro, ma manco incoraggiati. Cioè, non è che se te becchi in giro uno con raffreddore e gli dici: oh, ma che stai male? E quello ti dice: sì. E te gli dici: ma sei un grande, cazzo! Lascia perdere quelli che ti dicono di soffiare il naso e prende l'antistamini, ci sono solo invidiosi! Vai, continua così, orgoglioso, a testa alta, che magari te becchi pure la bronchite, vai! Col mocciolo che ti arriva fino ai gomiti, sei coraggioso. Achille era coraggioso, Rosa Parks era coraggiosa, Giletti è coraggioso. Capisco il vostro scetticismo. Io pure l'avevo lasciata a casa di mia nonna, com'è, mattina in famiglia, mezzogiorno in famiglia, passati 10 anni, boom, mi sono ritrovato giornalista d'inchiesta, regà. È scioccante sta cosa, oh. È come se vai in coma, ti risvegli e trovi Mastroda a capo del maxi processo, regà, cioè... Scioccante, regà! Perché non so se sapete, ma Giletti è stato minacciato dalla mafia. Ha girato con la scorta, come Falcone Borsellino, regà. Cioè, io ho paura che mi distraggo un altri 10 anni, faccio i figli e li devo portare a scuola alla Massimo Giletti, regà! Martire! Come Falcone Borsellino, regà! Cioè, a riprova del fatto che anche l'unica grande azienda italiana che funziona si sta buttando sul mainstream, regà, perché voglio dire, cioè, da Capaci a Non è l'Arena, al prossimo chi è? Il Gabibbo, regà, cioè, lo so, troppo scomodo il Gabibbo, regà. Vi ricordate che andava in giro per Striscia la Notizia, sgamare le truffe,
quanto te devono piare per culo in galera se ti arrestate il gabibbo, regà? Cioè, se sei un pedofilo te stupra nel culo, se ti arrestate il gabibbo te fanno i grattini di compassione, oh! A me mi sta... Mi dispiace veramente troppo sul cazzo il gabibbo, spero... Spero lo rapisca la mafia, non lo so. Spero lo rapisca la mafia, gli fanno le scarpe di cemento, lo buttano in mare a largo e splash! E partono i TG, no? È stato ritrovato morto al largo della costa ligure il nostro amato Gabibbo. Lascia una moglie e quattro besughi. Pa, 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 pa. E parte subito la fiction di Canale 5 dal titolo Forse ho parlato troppo, una storia italiana, no? E quello sarebbe un ciccione coraggioso. Io non mi sento coraggioso, sento fame. C'ho una dipendenza da cibo, ma nonostante tutto ho perso 40 kg. No, 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 no! Non lo fate, non lo fate, che già hanno ripresi 20. Dall'alto del corso degli anni ne ho già persi 40 per poi riprenderne 50. Praticamente tutto sto bucio di culo ho perso 10 kg in 13 anni, no? Perché mi piace prendere la vita a petto, no? Mi piacciono le vere sfide, ti rendono un vero uomo, una fisarmonica. E non so se sapete cosa vuol dire arrivare a pesare 140 kg, sapete? Che se ne perdi 20 sei ancora un ciccione de merda, no? Per la gente. E per la strada becchi battutine, che la strada è lunga. E ho capito che devo intraprendere questo mio percorso in primis quando sotto al mio video di Comedy Central ho letto il commento: finalmente la svolta comica di Adinolfi che aspettavamo. Cosa che ha messo in dubbio anche il contenuto dei miei monologhi, ovviamente. Poi l'ho dovuto fare per motivi di salute, perché vabbè, c'ho un patrimonio genetico terribile che mi ha dato un sacco di problemi collaterali, c'ho un ginocchio sfondato, piedi piatti in artrosi, che ho cercato di risolvere con una vite che mi ha reso zoppo, quindi scomodo, ma figo come un pirata, arg. Contrariamente a quanto dice Leonardo da Vinci, il mio corpo, più che una macchina perfetta, è una panna a metano, regà, L'unico mio merito arrivato a 30 anni è vivere in una società in cui esiste la sanità pubblica. E l'ultima volta che sono andato dall'ortopedico mi ha detto: guarda Sandro, per te camminare è come spingere una carriola con la ruota sgonfia e quadrata. Linguaggio tecnico proprio, eh? Grazie dottore, eh? Da studiato al consorzio Amadori, non lo so. Se volevo sentir parlare carriole andavo da mio nonno, no? Però mi ha fatto capire che sto fisicamente disastrato. Mi ha fatto capire che se fossi nato a Sparta mi avrebbero buttato giù da una rupe. Quindi io gli sono grato a sto dottore, anche se mi ha fatto sentire a disagio, perché la realtà non è sempre bella, ma a volte è utile, come il gabibbo. Mentre è inutile nascondersi dietro la retorica, perché tutte le persone del buonsenso sanno che ognuno è libero di essere quello che gli pare e di sentirsi bene come gli pare, ma serve onestà se vogliamo costruire davvero un mondo più inclusivo e non solo più pieno di belle parole, ma popolato da persone de merda come il gabibbo. Quindi l'unica cosa che vi posso dire io è: non siate delle merde. Applauso. Non siate il gabibbo! Chissà se mi faranno fare un altro intervento a Iene dopo sto monologo. Comunque tutti questi problemi fisici e de fisico mi hanno dato un sacco di problemi col mondo esterno. In primis potete immaginare banalmente con le donne, no? Sono stato veramente con poche donne e anni senza sapere cosa si provasse ad avere il pene nella bocca di un'altra persona. Io poi con ste ragazze ci uscivo pure, le portavo a cena fuori, le guardavo e pensavo: ma da lì si mangia? Ma si può fare sta cosa? Ma cosa starà provando quel raviolo cinese, no? Perché comunque sceglievo solo ristoranti di qualità. E più andavo avanti, e più la situazione peggiorava.
perché io sono uno che rimugina tanto, pensa troppo, soprattutto se la ragazza mi piace parecchio, per me diventa una figura angelica intoccabile, una vergine santissima, una sorta di Madre Teresa di Calcutta, a cui però verrei in faccia, regà, oh! Piccola parentesi, il però è importante, Che so se c'è presente Madre Teresa, regà! Sembra il paziente zero da lebbra in India, regà! Proprio brutta! Oltre che morta. Vabbè. Vero è che Bocchino non si rifiuta mai! Figuriamoci se di fronte hai una delle donne più importanti del Novecento, no? Ecco. E questo deve essere il mio nuovo atteggiamento. Zero miedo, senza paura. Me devo buttare, devo provare con queste cazzo di donne. Però penso di essere la vergogna del patriarcato, regà. Perché alcune di queste ragazze ci stavano pure, come si dice a Roma, me la sbattevano in faccia. E io pensavo, che tenerezza! Vogliono fa' amicizia! In più, piango ai film. Quando le donne mi hanno menato, io ho chiesto scusa, raga. La vergogna del patriarcato, cioè. E ancora oggi, credo che la cosa più patriarcato della mia vita sia accettare che ogni tanto mia madre si intrufoli in casa mia e mi rifaccia a letto. Che poi, detto tra noi, pure che mi rifacesse mio padre, ma a me che cazzo me ne frega! A base che qualcuno rifà sto letto, no? Ma non è mai papà, In compenso lui mi pagava le bollette, quindi direi che il patriarcato è salvo, no? Io lo salvo e lui non mi capisce. Relazione tossica e complicata. Da quando da ragazzino giocavo con le Barbie e giù ha prese per culo da parte dei compagnetti. A voglia cercate di simulare dicendo ma no, ma non è la famiglia felice, guarda, ma non è come sembra. Io faccio fare le troie, cioè, ma... Sì, ma c'è Ken, ma non è il marito amorevole, è il pappone, gli mena male. Cioè sì, c'hanno un camper, ma per fare le sforbiciate, prostituirsi e produrre la metanfetamina, ma mica stiamo a Miami, ma in campo di provincia, prezzi stracciatissimi. Loro, no, no, lo prendo in culo, lo prendo in culo. La vergogna del patriarcato, raga. E più crescevo, più la situazione peggiorava. Perché io, in adolescenza, leggevo i libri, raga. Cioè, e non so se sapete, ma in quell'età, e anche per molti italiani oggi, se vi guardate in giro, legge un libro è il primo gradino prima di arrivare a succhiancazzo, regà, quindi... Mo non leggo più molto, non per colpa dell'omofobia, ma per Netflix, che combatte l'omofobia a 15 euro al mese. Mi pare un buon prezzo. Vorrei tornare a legge, come quando ero un ragazzino. L'ho realizzato qualche sera fa, mentre cercavo... il fumo che avevo nascosto tra i libri, pensavo, vedi quanti libri che ho comprato, interessanti, forse dovrei trovare tempo per leggerli. Poi ho trovato il fumo e sopra i libri ci ho fatta la mista e è finita là! Ecco gli fattoni! Non so se capita pure a voi di realizzare una cosa, pensare questa sarebbe la cosa giusta da fare e poi trovate il fumo, cioè è bellissimo quando capita, no? Diventa tutto un sì, dovrei, potrei, ammazza è buona, entri dentro sti loop spazio-temporali, parafilosofici. Una volta un amico mi ha detto, ma per 250.000 euro proveresti a fare una pippa a un leone? Ma chi ci dà sti soldi? Ma che stava a fare? È il canale OnlyFans de Moira Orfei! Picchieresti a sangue a morte tu nonna se questo servisse a salvare il pianeta dal suo riscaldamento globale? E poi che mi fai cannelloni? Ma soprattutto! Soprattutto! Preferiresti ammazzare tu madre o un culatte tu padre? Ma nessuna delle due! Però vi lascio del tempo per pensarci. Sarebbe come di preferiresti continuare a convivere con l'idea di aver ammazzato tua madre o continuare a convivere con tuo padre, ragazzi.
dopo averlo visto stravolto in lacrime, averlo afferrato con i capelli di par mondiale del 2006, no? Ce l'abbiamo fatta, pa, ce l'abbiamo fatta! A volte faccio questi viaggi mentali strani, tipo qualche settimana fa rientro da un aperitivo, un po' ubriaco, mezzo fatto, vabbè, metto sul divano, ne giro un'altra per fumarla, lì davanti a Netflix e scrolling de Pornhub, e qui inizia la nostra storia, perché sono incappato in un video porno per donne etero. Non ve so più a per culo, esistono, sapevate che esistono? Sapevate? Io non lo sapevo. Che alla fine so più o meno come quelli a cui era abituato, solo che la camera invece tendugia più su di lei, va più su di lui, con ste retro riprese trasversali, polpaccio culo sotto palla. Un po' Wes Anderson, un po' Vanzina, diciamo, no? Wes Anderson per la simmetria e Vanzina per lo storytelling, no? Perché i due, oltre a scopar forte, si amavano proprio. Si guardavano negli occhi, si accarezzavano, lei vuole farsi venire in faccia, ma lui rifiuta perché la rispetta troppo in quanto donna. Lei lo presenta ai genitori, matrimonio bellissimo, vabbè, avrete capito che mi aveva preso per lo più la psicologia dei personaggi, no? Quando invecchia è così, t'affezioni. Cioè, vedi teen che diventano MILF, MILF che diventano granny. È una giostra che va. Questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai. E ogni vita lo sa, tutti insieme, che rinascerà. Wow, vabbè, basta, 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 basta. In un fiore. Vabbè, basta, raga, basta. È che è troppo bello il Re Leone, raga. Io non so se farei una pippa a un leone, ma il Re Leone sì, raga. Sia Simba che Mufasa, raga. Comunque il video era su un canale che si chiama Hot Guy Fuck. Forse avrei dovuto capire tutto molto prima. E tutta sta maschitudine in questo maccione palestrato, sudato, tutto lampadato, mi aveva proprio rapito. Stavo lì tutto fatto, in contemplazione mistica. Me lo guardavo, pensavo, ah, ecco, è così che si fa. Movimento non pneumatico, ma ondulatorio. E mi sono fissato talmente tanto su sta cosa, sulla mascella squadrata, le spalle larghe, i pettorali, il pene enorme, che mi sono eccitato, raga. Cioè, proprio mi è venuto il cazzo, cioè, proprio mi sono eccitato. Cioè, a quel punto ho pensato, ma non è che so gay. Molto più tranquillamente, me potrei inculare mio padre, direte voi, però no! Perché è un bel cambio di prospettiva, no? Ti piace il cazzo, che per carità, ci sarebbe niente di male o di strano. Fino all'anno scorso non mi piacevano neanche i broccoletti, mentre mo ci vado matto, quindi per carità, mai dire mai. Però non lo so, così all'improvviso, a 30 anni, senza avvisaglie pregresse, che dici, che ne so, nel corso degli anni, boh, ci ho avuto un'erezione guardando Olimpiadi maschili de nuoto. Due domande te le fai, no? Una volta ogni 4 anni, ma te le fai! Invece no, non ci ho mai pensato, perché poi a me la figa mi piace, per carità. Non ho mai fatto tanto sesso, né sesso con leggerezza, v'ho detto, un po' per colpa del retaggio cattolico, un po' perché per me tra una scopata e un'altra passa talmente tanto tempo che è come se io torno vergine e quando mi ricapita c'è sempre questa sensazione mista tra stupore e paura, no? Perdite lucidità! Tipo se avessi visto il Bigfoot, ecco, per me la figa è tipo il Bigfoot. Non la vedo, se la vedo non ci credo, però mi piace, regà, mi piace. Mi piace almeno quello che rappresenta, regà, perché amiche donne, non me ne vogliate, però esteticamente mi fa un po' senso, non lo so, sta mucosa umida, se stimolata. Io vi voglio confidare una cosa stasera. E io c'ho il terrore che se ci guardo dentro vedo l'interiora, regà.
Quindi per carità, faccio tutto, tocco lecco, me lancio, ma occhi chiusi. Per l'esperienza, tipo il bungee jumping o il volo in deltaplano, no? L'esperienza adrenalinica, lì per lì traumatica, ma se non muori la rifai, no? Ecco, e la rifaccio. Allora stavo lì tutto confuso, fatto, dicevo, beh, ma allora sarai bisessuale? Ma è uguale, ti chiamerebbero Ricchione, Finocchio, verrei discriminato, ci ho avuto paura. Ma paura di cosa? Mi dicevo, se ti piacesse, ti piacerebbe. Poi, beh, come sei fatto, te faresti pure morti, meno problemi, probabilmente scopriresti anche morto di più, anche perché in questo momento tutto è più di zero. Però da maschio bianco etero cisgender non ci avevo mai pensato. Perché io c'ho il cazzo e mi piace la figa, cioè so Margherita e Supplì, c'è una cosa semplice, raga. Da maschio bianco etero cis, non ci avevo mai pensato, cioè non, perché sono cresciuto in questa società che mi ha sempre detto di scappare da st'idea, sta voce nella testa che ti dice, Sandro, non scherziamo, che sta storia ti piace il cazzo, Sandro, oh! Sei maschio, Sandro, sei maschio, Devi puzzare sudore e risentimento, Sandro, oh! Se camminando per strada sfiori la mano di un altro uomo, devi gonfiarlo de botte per riconquistare il tuo onore, Sandro. Io sono cresciuto con amici di mio padre che mi dicevano devi leccare talmente tante fighe da cacà parrucche, quindi. Capirete bene che ci avevo mai pensato. Mi sentivo come sul fondo del burrone, col patriarcato in cima, che mi ha sempre bullizzato, ma cercava di salvarmi. Mi diceva, forza Sandro, salvati, dammi la mano, dai! E appena ho focalizzato, realizzato, davvero, la lingua di un altro uomo, tra il buco del culo e il sottopalla, ci ho avuto un brivido, mi sono alzato un piede di scatto, ho urlato, che schifo il cazzo, ma più per autoconvincermi, perché, cioè, boh, non lo so, cioè, succhiarlo... senza sapere quando ti verranno in faccia? Ma che ansia è, regà? Ma che ansia è? È tipo una roulette russa dove sai per certo che ti sparerai dentro un occhio o lungo il collo o magari sbagliasse ingoiando in giro con l'alito che state sperma e patatine fritte. Ma che schifo, ma chi lo fa? Ma non lo voglio vedere. A quel punto ansia, tachicardia, contropanico, ho detto oddio! Ma non è che sono omofobo. Ah, io ho fumato parecchio, ok, e continuavo a fumare, ok, ma stavolta ero troppo più spaventato, dicevo, Sandro, omofobo, cioè, il cazzo ti può piacere, ma omofobo, sa, non esiste, Poi, per carità, gli omofobi, ultimi romantici, veri sognatori, sono convinti di poter cambiare il mondo urlando, come se qualcuno potesse convincere qualcun altro a non scopare, no, vanno in giro con queste loro idee bislacche, tipo, ah, poi i figli dei gay diventano gay. Ma che cazzo te ne... Cioè, a meno che non mi porti delle prove certe, statistiche, non so con quale laurea, forse in eugenetica e terzo Reich, per cui sai... Per certo, lo sai che i figli dei gay diventano tipo, che ne so, evasori fiscali, cioè, problema nazionale. Ma se no, ma che cazzo te ne frega? L'ha detto Gesù. Chi? Gesù! Ah, Gesù, certo! Quello coi capelli lunghi, l'addominale scolpito, che parla solo di amore tra tutti gli uomini, gira solo con 12 maschi, tutti ex pescatori! Regà, parliamoci chiaro, se si inculavano fra di loro, allora sì che perderei la fiducia in Cristo, regà! Cioè... Sandro non puoi essere omofobo, Sandro non puoi, ma poi te, cresciuto nei centri sociali a pane, cuccini e bambini, Sandro non puoi essere omofobo, Sandro no, e per mettere d'accordo queste due parti di me, mi sono prima eccitato con delle modelle su Instagram, poi mi sono masturbato su un porno gay, mi sono fatto una doccia gelata per coprire lacrime e mi sono messo a dormire. Dopo un'altra sega con sperma ancora caldo tra le cosce, vanificando la doccia. Ma vabbè! So nemmeno perché me l'ho detta sta cosa!
per mandarlo a casa con una bella immagine, probabilmente. Comunque, la mattina dopo, quando mi sono svegliato, il primo pensiero è stato: wow! Ma che cazzo è successo? Ma che cazzo mi sono fumato? Ma che è? La marijuana del Predappio bagnata non Chanel numero 5, che cazzo mi sono fumato? Sono corso subito sui social a vedere se ho postato qualcosa di strano, tipo slogan omofobi gay friendly, no? Tipo, che ne so, l'omosessualità è contro natura, ma non succhiare cazzi è una tortura, no? Magari. Con fonti in corsivo, su un tramonto sul mare, no? Sai, ste cose. Invece no, era tutto a posto. Sarebbe stato spiacevole essere scambiato per un gay omofobo, anche perché io da ragazzino ho imparato due cose. Uno, che per diventare amici non mi interessa con chi scopi. Due, se te vai invitami, io vengo, se mi piace partecipo, se no ti do 5 arto e ti aspetto un salotto per aperitivo. Ma che cazzo me ne frega? Ho già problemi con quello che mi devo scopare io, posso stare a pensare a cosa gli piace scopare a tutti gli altri. Ma fate come vi pare, ma che vi serve il permesso? Anche perché io ammiro chi vive il sesso in libertà, perché non l'ho mai fatto. Ve l'ho detto, l'ho sempre vissuto più come una pressione sociale, no? Come se io in quanto maschio devo scopare, devo spargere il mio seme, devo schivare gravidanze e malattie venere, devo provare il brivido del ciclo mestruale che non arriva per 2-3 settimane, alla fine te convinci che avrai un figlio troppo giovane, troppo presto e lo chiamerai Charizard. Daniele De Rossi, Obi-Wan Kenobi. Perché devo scopare, devo. Oddio, dovrei trovare due amici che chiamano i loro Venusaur e Blastoise, ma questa è la cosa. Devo scopare, devo, e mamma mia, e va bene. Ho un pene enorme, ma questo non vuol dire che devo portarli in giro a terrorizzare tutte le donne della città, no? Come Sandro, the cockzilla, eh? Viviamo una società che dà troppa importanza al sesso e questo porta a frustrazione e quindi anche all'odio. Ma perché odiarci? Ma famo un festone, tutto alcol e droga. Magari famo venire pure il patriarcato, così se imbriaga o bullizziamo. Famo venire il femminismo, così evitiamo di fare cazzate. E LGBT, che gli piace divertirsi e conoscono i locali, ma mi voglio sbronzare, vedere il sole che sorge sul mare di Ostia, sdraiato sul cofano della macchina, fumando una canna, cantando No woman no cry, mentre l'omofobia ci fa un bocchino. Perché se siamo scopati de tutto, regà, de tutto! Nomi, cose, città, animali e personaggi famosi, eh? Che così, finalmente libero dal gioco del patriarcato e della mascolinità tossica, potrò rilassarmi e capire davvero cosa provava quel raviolo cinese, eh? Per realizzare questo mio grande sogno però ci devo provare con le ragazze nella vita vera, perché sui social non ci riesco. Tutti belli, tutti in forma, tutti a nasconde la panza, che voglio dire, in alcune culture è simbolo d'abbondanza, sintomo di buona salute, o come nel mio caso causa del diabete di tipo 2, ok, ma perché nascondersi, no? Perché ingannarci? A me è successo, ma vi racconto questo un attimo, mi sono scritto per un mesetto in chat con una ragazza, molto spiata, niente di che, alla fine l'invito per un caffè e quando arriva, regà, non avete idea, era una super figa, ma di quelle che brillano proprio, cioè che se te beccano in giro l'amici dicono ma è tuo cugino una prostituta, ma io dico no, mi impegno per settimane per trovarne una bruttina con pochi like, così posso essere più stronzo arrogante e invece niente. Becco quella che è una pippa a farsi le foto, ma guarda che assurdo! Anche perché a quel punto il panico, ero convinto che in testa sua fossi io la cicciona infame, no? Perché io invece sui social sono sempre stato una fregna curvi, no? Poi, per carità, ci sono invece quelle che se le fanno anche molto bene queste foto, no? E per la gioia di tutti, tra l'altro. Io, mo, ne seguo tantissime, ma tralasciando quelle che lo fanno per lavoro, no? OnlyFans, le modelle, aziende di qualsiasi tipo. Ci sono alcune che io non capisco proprio perché lo fanno o per chi lo fanno. Infatti le chiamo fregne freelance, che sono quelle che
penso ci avete presente tutti, sono quelle che mettono le citazioni colte, poetiche, random sotto le pose sexy, no? Non so se pensano davvero che uno scorrendo la bacheca le vede là, col culo sul lavandino, una quarta, due occhi da pompinare e pensa: ah, vedi, sto libro ho letto pure io. Non succede, no? Ogni like è un modo elegante per dirti: ti potrebbe interessare il mio pene? Seguiranno in allegato foto del suddetto. E lo fanno, lo fanno. I pene muniti lo fanno. O l'hanno fatto e se ne pentono. Potrei chiedere conferma in sala. Sento la tensione che sale. Dai, per alzate mano, quanti hanno inviato o ricevuto foto da un cazzo in chat? Su ste mani. Regà. Regà. Ma chi ci crede? Ma che... tre persone, ma non è possibile, no? Ma è ovvio che non è possibile. Tipo a te, mai. Ma... eh sì, lo vedi? Ma perché hai alzato questa mano? Te? No. Mai, mai, mai. A te? Mai. Mai. O perché c'è lui a fianco e non lo vuoi dire, no? Perché è il suo. No. Ma voi due mai? Come vi chiamate su Instagram? Recuperiamo, no? Sto scherzando, sto scherzando! Sto scherzando, fermi! Boni! Che l'ultima volta che ho fatto sta cosa in giro per l'Italia sono tornato in albergo e c'avevo due messaggi. Quindi, fotocazzo? Ma no! Ma è un gioco, non so se... cioè, no, stiamo a scherzare! Allora... adesso mi serve un pene munito coraggioso. È l'unico. Tu. Ti puoi prestare? È l'unico. Cioè, è l'unico mania, non lo so, però. Ah, come te la fai sta foto? Ce lo devi spiegare, ce lo devi far vedere. Che l'ultima volta hanno chiamato le guardie. Va bene? Okay. Vai. Ma vabbè, devi essere ispirato. Devi essere ispirato. Sei il Kubrick delle foto del cazzo. Su pellicola. Che è una roba. No digital, va bene, va bene, va bene, va bene. No, io vi vorrei dare un consiglio. Allora, innanzitutto la foto si fa da sotto perché così sembra più grosso. Ma questa è una cosa volgare. Io vi vorrei dare un consiglio per differenziarvi, per metterci il cuore, ok? Allora, foto da sotto, va bene, così sembra più grosso, va bene. Foto da sotto, voi mettete il cazzo a destra, ok? La faccia al centro, ok? A sinistra qualcosa per attirare l'attenzione su di voi, ma come persona. Tipo un disco, un libro, un poster del film. Così almeno lei vede la foto e dice: oh, il cazzo mi piace, ma pure C'era una volta in America, è un gran film, no? E magari nasce l'amore, no? Che ragazzo interessante, no? Che ragazzo interessante. Gli piaceranno altri film di Sergio Leone, chi lo sa? Quindi riformulo, regà, riformulo. Quanti hanno inviato? Non mi fate incazzare, regà. Io sono stato onesto con voi, voi dovete esserlo con me, raga. Siamo venuti a perdere tempo, io ve lo dico, eh. Se non mi venite dietro crolla tutto il monologo, raga. È finita, io ve lo dico. Allora, quanti hanno inviato o ricevuto, ma pure per un gioco consensuale, non per forza un attentato, cioè. Tizio mi ha inviato una foto, buh, all'Akbar, la jihad del cazzo, no? No, pure una cosa, no, tu mandi a me, io mando a te un gioco, ok? Allora, quanti hanno inviato o ricevuto foto di un cazzo in chat? Su ste mani. E lo vedi che siete il triplo di prima! A dimostrazione che se fossimo tutti onesti qua, non ci dovrebbe stare la stand-up comedy, ma un'orgia! Mi pare evidente! Perché tutti sappiamo di cosa stiamo parlando. Non è più un tabù, conosciamo i rischi, conosciamo i pericoli, sappiamo che pure è una cosa da mezzi sfigati, maniaci, mezzi criminali, burloni, però se ci pensate, fino a qualche anno fa era una pratica impensabile. O se volevi farlo, dovevi farlo per posta. C'era tutta un'altra valenza. Allora, innanzitutto dovevi comprare busta e francobollo. Scattate una foto e avevi una Polaroid, perché non è che puoi portare a sviluppare le foto del cazzo, no? Sarebbe stato quantomeno strano, no? Imbarazzante al ritiro, no? Ma che belle foto, signor Canori! Ma grazie! È come... è tutto suo padre! E come lo sai? Comunque... dovevi conoscere la via del destinatario, che in un mondo senza geolocalizzazione si chiama solo stalking, non raccontava, gli amici ti avrebbero schifato, e poi dovevi imbustare e spedire uscendo di casa. Che c'è cosa più vintage, raga, uscì di casa, ma che siete matti, ma è il 2008, ma che cazzo è uscì di casa? Cioè,
hai forti motivazioni, no? Per arrivare alla fine di tutto sto percorso, no? Adesso basta il cellulare carico e il cazzo dritto, perché il cazzo va mandato dritto, ragazzi! Non scherziamo, non ci sbagliamo! Sta diventando un workshop, raga, mi dispiace, insomma, che dite. Un pisello moscio è tipo una donna struccata, naturalmente bello, ma potrebbe dare di più, no? E deve essere una bella pubblicità. Come vedi, guarda, è pratico, estendibile, arriva anche negli angoli più scomodi, quindi... Bene muniti, prendete appunti, tutti gli altri guardate chi prende appunti e denunciatelo, raga, basta! Mania, cazzo, sei foto del cazzo, basta! Che però so, una metafora, sono una metafora, di un progresso che è andato troppo avanti, troppo velocemente e ha creato nuove insidie, nuove sfide, nuovi pericoli. Pure Stephen Hawking qualche anno fa ha provato a avvisarci, ci aveva detto, bisogna mettere un freno al progresso per capirne i limiti. Ora, mi sembra evidente in primis che senza il progresso non avrebbe detto proprio un cazzo. Ma tralasciando questo, c'ha ragione, no? C'ha troppo ragione. Ma basta guardare i giovanissimi, no? Conoscono solo il loro mondo, YouTube, Netflix, TikTok, niente di quello che c'era prima. Tipo, che ne so, una speranza per un futuro migliore, un giornale, il televideo, regà! C'è ancora gente che usa il televideo! Per alzate mano, quanti conoscono gente che usa il televideo? Scappate, regà! Sono degli assassini, dei maniaci sessuali! Ma che cazzo usi il televideo? Cioè, è come se in questo mondo in cui tutti andiamo in macchina arriva uno e dice, oh, sai che per andare al lavoro mi sono comprato un cavallo. Che pensi di lui? Che è un coglione, no? Aggiornate! Ma che è il televideo? C'è sta internet, no? Do you know internet? Qua cosa che usi per farti i cazzi dell'arte e masturbate, no? Internet, regà! Oh! Internet! E sto progresso, che è andato così avanti, così velocemente, ha creato in effetti una spaccatura generazionale enorme. E io lo vedo pure su me stesso, tipo, l'altro giorno ero al parco e ascoltavo due bambini parlare, senza fini sessuali, giuro, e... Non so perché mi sono sentito in dovere di specificare sta cosa. Era perché hanno parlato per 40 minuti di cazzi, non lo so, comunque, vabbè. Se due ragazzini parlavano, io non capisco bene che cazzo se stanno a dire. A un certo punto uno dei due legge una cosa sul telefono e si emoziona. Ma proprio si emoziona proprio, non lo so che ha letto, si è emozionato. E gli fa l'altro, au, ma Rai 2, dove si vede? Cioè manco che canale è, dove si vede? Cioè questi stanno oltre il concetto da televisione. Ma aspetta, l'altro gli fa, boh non lo so, dopo lo chiedo a nonna. A nonna! Capito sta merda? Ha fatto senti vecchio a 30 anni, nonostante la televisione non la guardo più manco io, no? Perché le cose sono andate avanti, velocissime per tutti. Basta pensare banalmente ai social, no? Tante cose belle, tante opportunità, ma hanno tirato fuori anche il peggio delle persone, no? Mo. Tralasciando i 50, 60 anni, quelli buongiornissimi glitter e duce, quelli ormai sono persi, regà, poracci. Ci fanno una tenerezza, stanno lì, ci capiscono un cazzo, sono bombardati da fake news, non sanno distinguere la fonte, no? E a noi ci tocca leggere quelle cose tipo l'Australia non esiste, la Finlandia non esiste, addirittura l'altro giorno leggevo i complotti non esistono, ma che senso? Beh, sono stati inventati dai media tradizionali per screditare chissà la verità. È che è un complotto! Cioè, è un complotto del complotto, potremmo dire un complottone, ma è comunque un complotto, no? A cui però non dovrebbe credere nessuno, perché i complotti non esistono, regà! È una roba la Christopher Nolan, è uscita scimmatti! Tipo l'altro giorno ho visto un video condiviso da mio zio su Facebook, un video di un'ora e mezza su YouTube, potete cercarlo pure voi, un video di un'ora e mezza che mi spiegava perché le foreste non esistono. Un'ora e mezza! Per una cosa che vedo dalla finestra che è una cazzata! O se vivi in un palazzo c'è Google Earth, cioè ma che cazzo... ma non mi fido dei multinazionali, ma sente vedi, ma che cazzo... Piate una laurea in botanica, che cazzo...
o una casa a montagna, ma che cazzo è, foreste non esistono? Mi sembra un passo troppo più lungo dalla gamba, no? Ma che, non sei mai stata in campeggio, che cazzo ne so? Però tralasciando questi, che ormai, poracci, anime in pena, se io guarda la mia generazione, trentenni, pure c'è il male, no? Io non so manco se si fa più, però ci sono tipo quelli che te seguono solo per essere riseguiti. E se non li risegui, te levano il segui! Ma che cazzo di problema c'hanno? Cioè, perché a volte te lo levano, pure se tu glielo rimetti, ma tutto a posto? Ma state bene? Ma vostra madre ve voleva? Non lo so! Stanno lì tutto il giorno a fare segui, non segui, segui, non segui, segui, non segui. Come se sto numero che cresce li possa far salire su chissà quale Olimpo del successo e farli sentire meno soli. Ma guardate che pure fosse vostra madre, non ve voleva prima, non ve vuole manco adesso. Basta, accettatelo. La donna che ha sopportato per voi i dolori del parto ha visto quello che postate, ha detto: ma col cazzo proprio, ma sei abortivo, salvava il pianeta, te dovevo far portare via dar morbillo, io glielo dicevo a tuo padre, ma lui no, no, non poteva schizzare sopra il coprimaterasso, come se le lenzuola, come se le lenzuola le lavasse lui, perché tuo padre è una merda, ma te sei un coglione, zero interessante. Ora, so che qualcuno di quegli sfigati potrebbe essere qui tra noi questa sera. Conoscete qualcuno che è diventato famoso col follow and follow? O grazie agli hashtag di merda che mette? Avete mai letto l'intervista di un artista serio, vero, affermato, che dice: oh, ne ha stava a fare 10 anni di gavetta, poi grazie all'hashtag Good Vibes Only ho svoltato. Che per carità, il mondo è quello che è oggi. Reel, TikTok, tutti possiamo diventare famosi in qualsiasi momento. Quindi, io vi voglio chiedere un favore. Da utente, se vogliamo provare sta scalata ai follower, perché non impariamo prima davvero a fare qualcosa? No? Così almeno, no? Invece di perdere tempo appresso a sti mezzucci, condividiamo se ci abbiamo davvero qualcosa da mostrare. E tutti noi evitiamo di rimanere incastrati in tutti i contenuti, tutti uguali, zero fantasia, tutti lo stesso trend. E io che seguo la musica devo vedere l'ennesima cover suonata a cazzo con una chitarra del cazzo, di una canzone del cazzo. Ma poi ultimamente non so voi, ma tutte cover con l'ukulele, regà! Ma che cazzo sta succedendo? Ma che so tutti sti ukuleli, regà? E il cugino down da chitarra, ma che cazzo? Ma che cazzo so tutti sti ukuleli, ste cover con l'ukulele? C'erano i sconti su Amazon, vi serviva un metodo alternativo per scopare la canzone del sole? Ma che cazzo so tutte ste cover con l'ukulele? Ma tipo cover assurde, tipo cover dei Metallica. I Metallica, davvero? Nessuno ha mai ascoltato i Metallica ha pensato: lo sai che ci manca sta canzone? Un senta Hawaii e la dignità di un ukulele, eh? Io so che tutto questo discorso può essere molto opinabile, ma è una mia visione dei social. Io penso che, cioè, almeno per me, i like dovrebbero essere la conseguenza di un lavoro ben svolto, non l'ossessione di una vita. Quindi, seguitemi su Instagram. Ma non vi aspettate che vi risegua, ok? Ok, ok. E per la vita che faccio io sono un po' obbligato a starci sui social, se no non ci starei. Io sono obbligato a starci per la vita che faccio. Che però per me i social sono tipo la metropolitana all'ora di punta, no? Tutti dentro ammassati, qualcuno sta zitto, qualcuno parla, qualcuno strilla, qualcuno litiga, poi a un certo punto sale il rom con la fisarmonica che suona grandi classici latinoamericani. Ecco, se i social sono la metropolitana, tutti noi siamo quel rom, perché tutti lo sentono, ma in realtà non son culo a nessuno! Con la differenza che pochi di noi sanno suonare Despacito con la fisarmonica. Ma questo sono i social. Lui elemosina spicci, noi elemosiniamo like. E come se elemosinano i like, ve l'ho detto, omologazione. Ora, io ho sempre avuto un problema col concetto di omologazione e moda, perché preferisco far schifo per quello che sono, cocci, piuttosto che inventarmi un altro modo per far schifo, no? Come diceva la grandissima Judy Garland, preferisco essere la migliore versione di me stesso piuttosto che la brutta copia di qualcun altro.
E questa l'ho detta solo per l'applauso. Bravo, bravo, bravo. Perché io porto avanti questa mia personalissima lotta alla forma, no? Perché esteticamente, secondo me, potete far schifo. È dentro che dovete essere delle belle persone. E io penso di essere una bella persona. Credo che a 30 anni uno se lo possa dire pure da solo. Penso che sarei un cristiano perfetto se non fosse per tutte quelle bestemmie, no? Che poi io sono anche stato un cattolico praticante e sono contento di esserlo stato, perché mi ha reso quello che so oggi, mi ha fatto capire anche tante controversie. E poi alla fine, regà, le regole, voglio dire, sono tutte abbastanza ragionevoli, soprattutto se paragonate alle altre religioni, no? Voglio dire, cioè, c'è chi non mangia carne di maiale, chi se taglia il cazzo, cioè, chi non mangia maiale se taglia il cazzo, cioè, quanto devi essere convinto di una cosa per tagliarti il cazzo, regà, cioè, un conto è metterci la mano sul fuoco, lo possono fare tutti, ma tagliarsi il cazzo è un altro livello di convinzione, no? Soprattutto se quel cazzo non è il tuo, cioè lo tagli a tuo figlio perché tuo padre ti ha tagliato a te, perché tuo nonno gli ha tagliato a lui, regà, è una vendetta secolare, cioè, regà. Comunque realizzare che per me Dio non esiste è stato un po' un trauma, come quando ho beccato mia nonna che stava a fare la carza da Befana e mi ha detto: la Befana non esiste! Te crolla un po' il mondo addosso, no? Quando scopri che tu non è una stronza, uguale con Dio, uguale con Dio. E i primi dubbi su Dio ce l'ho avuti proprio in chiesa, dopo una delle cose più umilianti che mi sono successe da ragazzino, che volevo raccontare qui stasera. Allora, facevo il chirichetto, ma no! Non sono mai stato molestato, non ho mai assistito a scene di pedofilia, cioè Don Mario era un tipo particolare, ma gli piaceva la figa, quindi semmai c'eravamo altri problemi, eravamo una bella comunità, diciamo, no? E io credevo profondamente in Dio, e non è scontato, perché in quegli anni ho conosciuto anche servi del Signore malvagi e satanisti, qualcuno le chiama suore. Sono proprio la progenie del male, regà. Non tutte, ma alcune vanno in giro così, sembrano tipo stormi dei piccioni satanici, regà. Ma che è? Cioè, ce ne stava una a catechismo da me che era malvagia, brutta, stronza, tutte qualità buone, del tipo, che ne so, la strega di Biancaneve o Nabidella, che cazzo ne so. Ma no, se fai la suora, no? Si era fatta la sua classe solo con i suoi bambini del suo istituto privato, sempre tutti in divisa, sembravano i Balilla. Infatti noi la chiamavamo simpaticamente Suor Benito, non tanto per l'indole e il vestito nero quanto per la calvizie, ecco, molto gettonato anche Suor Adolf, ma poi si è tagliati i baffi. Ma comunque, per farvi capire quanto era stronza sta suora, e la religione, Gesù Cristo, non c'entra niente, era proprio lei che era stronza. Una volta stavamo a catechismo, io stavo a fare un po' più di casino del solito, però bambino, sai quanto casino può fare, e lei per riprendermi mi fa: ti faccio scomunicare da Don Pino, che era l'altro prete della parrocchia, che per carità, gli volevamo bene tutti, parlava mezzo strano, si sbava addosso, c'aveva il Parkinson, ma mi confermate pure voi che per scomunicare non basta essere il cosplay di Papa Wojtyla, no? Cioè, devi proprio esserlo il Papa Wojtyla, no? Quindi ho provato a farglielo presente e lei di risposta mi fa: voi delle scuole statali siete tutti bastardi. Proprio per confermare, no? Il messaggio d'amore classista del nostro Signore, no? Ma io dico, rinuncia a tutta la tua vita per Cristo e sei la persona meno cristiana sulla terra? Che è successo? T'hanno obbligato a fare la suora. Te in realtà volevi far vigile urbano, poi stavi sul cazzo pure a tuo padre che ti ha abbandonato a carci fuori da un convento. Ma quella è la tua vera vocazione. Le multe, non le preghiere. Veramente stronza, guarda. Mo, forse dirò una cosa grave, ma credo che anche volendo o potendo non sa sarebbe scopata nessuno, regà, cioè, manco Don Mario, manco Don Mario, regà, perché mo, non voglio fare body shaming, ma era proprio brutto, cioè, a parte la calvizie, cioè, aveva una cicatrice enorme, orribile in gola, parlava davvero così, perché anni prima, vabbè, ha subito un intervento alle corde vocali per sembrare più malvagia, giuro. Comunque vabbè, spero sia morta e che esista l'inferno, spero che
almeno su questo ci abbia ragione lei. Perché non ci ho mai avuto ottime guide spirituali, no? Perché oltre a sta suora, l'altro era Don Mario. Ecco, parliamo di Don Mario. Con sto stupore qua, come se non lo sapessi, come se il monologo non avessi scritto io, no? Sorpresa, Don Mario, in esclusiva, solo per voi, Roma. Allora, Don Mario. Stavamo all'oratorio, dovevamo organizzare sta partita de calcetto e già direi che queste squadre sono sbilanciate, no? Cioè 30 anni, noi 12, però vabbè. Si mette in squadra contro di me, stavamo chiaramente perdendo, io stavo in porta perché ci ho sempre avuto l'atletismo de Pistorius, ma senza le protesi. E... Ragazzi, mi piace che possiamo ridere di questa cosa perché pazzo omicida batte disabile. Vabbè. Comunque vabbè, Don Mario arriva davanti a me a tu per tu, così sta per far il gol della vittoria, si arrivava a 10, quindi tira sta bordata da sotterra, io non so come, ma lungo la paro, mi rialzo e esulto come una merda, come il calcio vuole, con tutti che mi saltano sopra, sì dai, dai, che ancora non ho capito se stavo a esultare perché l'avevo parata o perché mi ero rialzato da per terra, fatto sta che arriva il prete e interrompe la festa, subito, dice no Sandro, perché fai così, perché esulti, l'hai parata oltre la linea, l'hai parata dentro, è gol. A quel punto il panico, perché per la prima volta in assoluto ero in disaccordo con un prete durante una competizione sportiva. Il gol che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta, cioè a 12 anni per molto meno se finisce a mani in faccia, tu madre è una mignotta, t'ammazzo zio cane, e lo sapevamo tutti che non avrei detto zio, ma stavolta... Dall'altra parte c'era un prete, rappresentante della parola del Signore, che mentendo spudoratamente mi diceva no Sandro, perché fai così? Perché menti? Perché che ne penserebbe Gesù? Che sta rosicà, sta rosicà! Che penserebbe Gesù? T'ho parata stacce! Cioè. Guarda che Gesù è sveglio, le ciocca ste cose! Non è che... Voglio dire... Non è che è arrivato Don Mario e vuole pià per culo Gesù, eh? Ma te devo ricordare le gerarchie. Allora, Dio, Gesù e il Papa, Don Mario, eh? Do you know? Reverse, Don Mario e il Papa, Gesù e Dio. Ma che cazzo vuoi? Stavo avvelenato, avvelenato. Quindi per evitare di far cazzate ho preso e sono scappato, mi sono fatto un giro dell'isolato, mi sono tranquillizzato, poi sono tornato in parrocchia perché comunque lì mi venivano a prendere i miei genitori e quando ritorno becco subito Don Mario che come se niente fosse mi fa voglio proprio vedere se ne parlerai al Signore. Detto, vabbè, bambino super pentito, ho detto tra l'altro già sto qua, ho detto vabbè ne parlerò al Signore. Entro in parrocchia, vado nel confessionale e c'era Don Mario, sempre lui, cioè non voleva vincere, voleva stravincere, capito sta merda, ma poi come aveva fatto ad arrivare là, stava là, ma come fa a stare là, cioè c'è il sistema di botole, carugole e passaggi segreti, ha rubato i superpoteri alla Madonna, non lo so, cioè, era stato morso da un padre pio radioattivo, che cazzo, vabbè, stava lì seduto, io mi siedo, se guardiamo e lui mi fa parlami dei tuoi peccati. Vabbè, mi sembra un po' una presa per culo, però vabbè. Spesso dico troppe parolacce. Sì, poi? Spesso tratto male i miei genitori. Sì, sì, va bene, poi gli fregava un cazzo, regà. Potevo dire qualsiasi cosa, mi ho preso a calci in barbone e mi ha piccato suor Benito a testa in giù, no? Sì, sì, va bene, poi? Gli ho detto... Sì, sì, va bene, poi ho mancato di rispetto al prossimo, gli ho detto così, per rimanere sul vago, no? Non gli volevo dare sta soddisfazione. Poi però lui non mi mollava, mi fissava, io volevo andare a casa. E quindi gli ho detto, mi scusi, Don Mario, per aver mentito. Ora, non mi scorderò mai la sua faccia, si è illuminata, era felicissimo, pensava di aver adempiuto a chissà quale missione divina, ma io sapevo di essere sincero e lui mi aveva costretto a mentire durante la confessione,
falsa testimonianza. Sono uscito dalla più avvelenato di prima, ho tirato giù santi madonne Dio in vano, sono tornato a casa, ho ridisonorato mi madre e mi padre per farmi manca niente, ho pure dato una pizza in faccia qua coglione, mia sorella non sta mai zitta, e prima di andare a dormire mi sono fatto una pippa strana rabbiosa su un porno gay con dei preti che mi hanno mandato sul telefono, quindi atti impuri, quindi 4 peccati su 10, quasi il 50% dei peccati totali è solo perché lui la fa gol. Ora avrete capito che Don Mario mi stava sul cazzo, ma perché non mi insegnava a essere più cristiano, no? Però nonostante sto prete, nonostante sta suora, io non avevo mai avuto dubbi su Dio prima di una delle cose più umilianti che mi sono successe da ragazzino, che vi ho detto vi avrei raccontato qui stasera. O pensavate fosse qua la storia che venivo scopato dai preti? No, cioè, quella dovrebbe essere la normalità, cioè. Una volta uno dal pubblico mi ha detto, beh, pure una delusione, fatto il chirichetto, manco una mezza pipa. No! È un trauma, non vorrei raccontarlo qui, no? Che cazzo c'è sta da ride? E poi la mia storia è molto più deludente, troppo più deludente, cioè, non ci sta manco un modo per girarci intorno. Allora, facevo il chirichetto, quindi servivo messa, durante il matrimonio di mia cugina, quindi chiesa piena dei parenti, e mi sono pisciato sotto durante la messa. Effettivamente c'è un cazzo da ride, tranne per mia nonna, che ancora lo racconta, eh? È il suo momento alle cene di famiglia, no? Ma vi ricordate quando Sandro... Sì, nonna, sì! Ma guardiamo il filmino! No, nonna, no! Anche perché l'abbiamo già visto tutti, cioè, è così che ha imparato a masterizzare e condividere. Comunque, quel giorno mi sono pisciato sotto al cospetto di Dio. Diciamo che come Mosè ho aperto le acque e una chiazza gialla si è allargata su sta tunica bianca. Poi sono sempre stato un po' grassottello quando faccio queste cose de palco sudo, quindi c'avevo sta tunica de cotone bianco tutta attillata, sembrava tipo il latex bianco con sta cinta di Utah in vita tutto unto, mancava la maionese, più che un chirichetto sembrava un arrosto di vitella, e lì ho capito che pure io gli stavo sul cazzo a Don Mario, perché non ha detto niente, raga, qualcosa la poteva dire, per carità di Dio, cioè, voglio dire, the show must go on, però insomma, non mi pare proprio il Live Aid, no? E a parte i baffi e le malattie venere, non è che c'aveva niente in comune con Freddie Mercury, no? Cioè, qualcosa la poteva dire, niente, non ha detto niente. Quindi pure lì, in quel caso, che cazzo, ho preso e sono scappato. Ma stavolta ero disperato, piangevo, perché non capivo. Dicevo, perché Dio mi ha fatto questo? Ama tutti i suoi figli, tranne me, che sto servendo messa per lui. Gratis, oltretutto. Per i prossimi 10 anni non scoprirò mai per colpa sua. E questo è ringraziamento? Quale Dio amorevole permetterebbe tutto questo? Mistero della fede. Sempre così ti risponde chi crede, no? Ma non sai cazzo di te, mistero della fede, perché noi non possiamo comprendere le azioni di Dio. Lui ha un progetto per ognuno di noi. E che progetto è fa piscia sotto un ragazzino? Scusate, fatemi capire. Ma che è? Una candy camera paperissima? Che cazzo è? Ecco, il nostro amico Dio ci ha mandato un nuovo video. Che cazzo è? È difficile. È difficile capirlo sto progetto, no? Però se ci pensate, quella volta, per la prima volta e per un caso fortuito, ci ho avuto i primi dubbi su Dio. Se magari prima di uscire di casa andavo al bagno, magari mo ero un prete. O magari comunque ateo, ma con una figura di merda in meno da raccontare. Quindi direi che se stasera, se stiamo a divertire, direi che è andata bene così. Certo, se mi ripisciavo sotto, faceva più ride e durava di meno, no? Mi pare evidente, mi pare evidente. Comunque qualcosa me l'hanno insegnata. Sto prete e sta suora mi hanno insegnato la maleducazione e l'arroganza, due atteggiamenti verso i quali non ho mai saputo reagire bene da ragazzino. Diventavo manesco, che cazzo ne so, saranno stati gli ormoni, che ne so che si fa a 12 anni, cioè, l'unico obiettivo di ogni mia giornata era trovare modi fantasiosi per masturbarmi senza essere scoperto da mia madre, che una volta mi ha sgamato. E non mi scorderò mai lo sguardo de odio, tristezza e delusione con cui mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: Ale, almeno mentre mangiamo, mamma mia, me volevo sotterrare, volevo scappare, ma c'erano i nonni a pranzo e non sarebbe stato rispettoso.
tutto è cambiato per me quando sono andato a fare il liceo a Roma. Ora, so che il mio accento potrebbe tradirmi, ma io non so proprio di Roma. Io so di Torlupara, che è la provincia. Proprio la provincia, è la provincia dove sono cresciuto, tra strada, parrocchia e la paura che mio zio fosse mio padre. No, la provincia, la provincia, la provincia. E quindi da che conoscevo tutti, e tutti mi conoscevano, mi sono ritrovato solo, spaesato, tra i romani. E lo sapete com'è sta città, regà, c'è dell'arroganza, c'è famo, namo, donnamo, dominamo, c'è stato un impero 2000 anni fa, ci si comporta come se st'impero esistesse ancora, no? Ignorando l'invasione dei cinghiali e i pullman che prendono fuoco, no? Però c'è gente di questa città che non lo sa che c'è qualcosa fuori dal raccordo anulare. Pensano che uscita 14 cascano di sotto, no? Tipo le colonne d'Ercole, no? Quindi, sto fatto che io venivo da un altro comune e votavo un altro sindaco, mandavo i miei compagni fuori di testa, cioè, un altro sindaco, ma con delle elezioni democratiche. O governa chi c'ha più feudi, no? Praticamente mi trattavano come una sorta di pastore sciamano proveniente da una signoria feudale lontanissima. Si erano convinti di ste cose assurde, tipo, tuo padre farà il maniscalco, tua madre la sarta, tua sorella si è fatta suora dopo essere stata stuprata dai normanni, no? Ste cose così. Mi trattavano come un bifolco, che per carità, per me all'epoca il plurale del dito era le mano, quindi può essere pure. Ma perché vengo da una famiglia semplice, fatta da antichi valori, antiche tradizioni, cattolica, ve l'ho detto, quindi quelle cose tipo cazzo in figa, sì, cazzo cazzo, no, figa figa, sì, sì, ma solo in video, cazzo in culo, ni, nel senso, solo de nascosto e prima del matrimonio rigorosamente in chiesa. Non esiste streaming, ma solo Rai 1 tipo TV d'estato da Corea del Nord. E poi c'è quel cugino simpatico che lo sappiamo tutti, de nascosto fa trans, no? Quindi le scene di Natale sono un po' strane, no? Anche perché a fianco a lui c'è la moglie, no? Che de nascosto va a nigeriani, no? Una famiglia normale, una famiglia unita dalla voglia di cazzo, probabilmente, non lo so, però una famiglia unita fatta da gente semplice, umile, ma anche tosta. Gente davvero tosta. Sono tutti muratori, operai, capi cantiere. Gente davvero tosta. Cioè, per farvi capire ancora meglio la mia estrazione sociale, a casa mia, ancora oggi, la lavastoviglie è vista come una scelta da vigliacchi. C'è mia nonna che dice, prendi le responsabilità. E il microonde è magia nera. E come fa a cuocere senza il fuoco? E poi le donne che fanno? No, ecco, secondo me. Però Torlupara non è che stava così lontana da sta scuola, saranno 10 chilometri, cioè Roma è mastodontica, lo sapete. Io stavo in classe con un sacco di ragazzi che venivano da più lontano di me. Eppure una volta uno di questi, probabilmente voleva fare un complimento, non lo so, mi fa, poi dai parti tu il formaggio è buono. Io volevo dire, è buono sì, ho preso l'ipercop, ma che cazzo vuoi? E lui mi guardava interdetto cercando di capire se lo stessi a prendere in giro o se davvero c'eravamo i supermercati a Torlupara. Quindi a quel punto io ho detto, senti scusami, ciao, ma sai, io devo andare, domani mattina il gallo canta alle 6 e poi devo andare a caccia e venire a scuola a cavallo, che per carità non è scomodo, senza traffico 2 lune sto a casa. A quel punto lui ha capito e mi ha detto, oh, ma che ti sei offeso? E io ho detto sì, mi sono offeso che sì, ma tranquillo, sacrificherò per te una capra agli dèi e sarai perdonato. Mi piaceva mantenere Stallone mistico bucolico, no? Mi tornava utile la ricreazione quando gli chiedevo un euro per la pizzetta, c'avano paura che facessi il malocchio, ecco. Non sono stati anni facili, non una bellissima adolescenza, mi mancavano proprio gli amici e le basi da grammatica e da che conoscevo tutti e tutti mi conoscevano, mi sono ritrovato solo, spaesato e lì ho imparato a sopportare la maleducazione, l'arroganza, le prese per culo, anche perché ero nerd, super nerd, cioè c'avevo solo le cose negative da nerd perché ero brutto grasso ma a scuola andavo una merda e...
e leggevo un sacco di fumetti Marvel, supereroi, e me li nascondevo nello zaino, se no venivo preso per il culo pure da Rebecca, la ragazzina che mi piaceva tanto, che una volta mi ha beccato, legge i Fantastici 4 e mi ha detto: che carino, come il mio fratellino. Fratellino, tra parentesi, 23 anni, che ha 104 praticamente. Con volto angelico, un sorriso bellissimo, mi aveva detto fra le righe: non verrò mai su quella panchina al parco con te dove tu pensi che faremo roba, invece te masturbi solo da solo perché sei uno sfigato de merda. E invece ora noi nerd vi siamo tornati utili, perché quando andate al cinema o state davanti a Disney Plus e non ci capite un cazzo tra 800 miliardi di supereroi, chi è che vi spiega tutto? Così potete fare i fighi con amici e parenti. Allora mo vi interessa, perché vi siete ritrovati Iron Man nel film The Spider-Man. Oh mio Dio, com'è possibile? Allora mo è importante. Se io incontrassi oggi quella ragazzina mi piaceva tanto, gli direi: Rebecca cara, se vuoi sapere perché Spider-Man è negli Avengers, mi devi fare un bocchino su quella cazzo di panchina mentre quel ritardato da tuo fratello fa il video, cazzo, fa il video. Ma non porto rancore. Volevo solo dire che alla fine sti fumetti non erano poi così male, no? Visto che ci abbiamo basato 15 anni di industria cinematografica, quindi vorrei dire che se ci fosse qualcuno in sala interessata, so molte altre cose sui fumetti. E qua fuori ci so delle panchine al buio. Comunque, alla fine mi sono diplomato dopo 8 anni di liceo. 8 anni, raga. Quando sono arrivato, il presidente di commissione ha guardato il documento, poi mi ha guardato e mi fa: ma lei ha 23 anni. Cercando di capire se fossi un ragazzo problematico o con qualche ritardo mentale. E io ho sempre avuto paura di essere uno stupido o qualche ritardo mentale, perché se sei uno stupido o qualche ritardo mentale, nessuno te lo dice. E se nessuno te lo dice, non penso lo capiresti da solo. Quindi la mia paura più grande in realtà è che sta serata sia stata organizzata da una cooperativa sociale per far divertire un ragazzo speciale, eh? Voi sareste tutti lì a ride, pure se non è vero, no? Bravo, bravo, perché un po' siete delle merde, no? E Comedy Club che dice: facciamo solo il Sandrone, eh? È tanto bravo Sandrone, che ridere Sandrone, eh? Invece no, vabbè, sta tutto bene, tutto a posto, tutto bene, vabbè. Già il fatto che sono arrivato fino a sto punto dello spettacolo senza cacamme sotto vuol dire che sta andando bene, vuol dire che sta andando bene, sta andando bene, sta andando bene, sta andando bene. Penso che pure il presidente di commissione alla fine abbia capito, perché quando ho finito l'esame si è alzato, mi ha dato una pacca, un abbraccio e mi ha detto: bravo ragazzone, Rebecca mi ha parlato tanto di te. Comunque, alla fine da lì, mille esperienze, mille fallimenti, mille lavori che mi hanno portato questa sera qui, su questo palco. E adesso che un po' ho trovato la mia strada, devo dire che sono tornato molto più simile a quando ero ragazzino. Cioè la maleducazione, l'arroganza, non le sopporto più. Sono tornato proprio a litigare con chiunque, proprio troppo. Tant'è vero che penso: ma non è che sarò io lo stronzo arrogante ormai? Perché quando invecchi è così, no? Peggiori. Mo, io non so vecchio, ma sto invecchiando. Ho fatto di recente 30 anni, quindi non so vecchio, ma sto invecchiando, no? Cioè comincia a fare i primi bilanci. Ti ricordi com'era il mondo prima? Prima, prima. Tipo solo 6-7 canali in TV, gli SMS, MSN, Al-Qaeda. Mamma mia, Al-Qaeda, vi ricordate Al-Qaeda, eh? Da come ridete, non abbastanza, eh? Non abbastanza. Che poi, parentesi, sapete come sono morti il padre e il fratello di Bin Laden? Lo sapete? Lo dico io, in un incidente aereo. Fa ride, eh? Quando si dice ironia della sorte, eh? E ora so cosa state pensando. Almeno sono morti facendo quello che gli piaceva. No! Perché erano due incidenti diversi e molti anni prima dell'11 settembre, che secondo me Bin Laden non odiava tanto gli Stati Uniti quanto gli aeroplani, regà. Cioè, la sua jihad era distruggere tutte le compagnie aeree del mondo e ci stava riuscì. Poi sono nate le compagnie low cost e lì è morto Bin Laden, il sogno di Bin Laden. Bin Laden. Grazie a Bin Laden abbiamo tutti un ricordo speciale dell'11 settembre, eh? E forse questo non è il tono giusto per dire una frase del genere, eh?
Io mi ricordo l'11 settembre ero a casa da solo perché i miei lavoravano, era il 2001, d'altronde lavoravano un po' tutti, e stavo lì davanti alla TV e piangevo perché non capivo, dicevo che sta succedendo, ma che sono questi, che cosa vogliono? Ho chiamato subito mia madre, mio padre, l'unico amico nero che c'avevo per chiedergli ma che cazzo state a fare? E lui mi ha detto che cazzo ne so io, zii! Effettivamente come me è andato al Policlinico Umberto I, cioè più italiano di me. Poi i genitori erano do Sri Lanka, quindi c'entravamo un cazzo, raga. Forse è stato un film del ghetto americano, stavo fottendo con il negro sbagliato, no? Perché comunque ero piccolo e spaventato. Io so del 91, 2001, cioè avevo 10 anni e a 10 anni ho scoperto la paura. Poi la paura non è che ci abbandona, eh. Ci segue, si evolve, muta, si trasforma e da Bin Laden siamo arrivati a Saddam Hussein. Vi ricordate quel periodo? Ci avrà le armi di distruzione di massa? E gli americani dicevano, inventiamocelo, no? E quanto cazzo fanno paura le armi di distruzione di massa? Cioè, l'abbiamo visto con l'ultima vicenda della guerra in Ucraina, ma pure il capitano Lewis, quello che ha sganciato la prima su Hiroshima, subito dopo ha scritto sul diario, mio Dio, che cosa abbiamo fatto? 3 giorni dopo Nagasaki? Non ha letto nessuno sto cazzo di diario! O forse abbiamo letto, abbiamo frainteso, abbiamo capito. Wow, mio Dio, che cosa abbiamo fatto? Wow, dai, regà, oh, se perdiamo di vista, tra 3 giorni tutti qua ve voglio. Comunque poi queste armi non le abbiamo trovate, Saddam l'abbiamo pure ucciso, ma non abbiamo ucciso la paura, perché la paura ci accompagna, muta, si evolve, cambia forma e da Saddam Hussein siamo arrivati alla crisi economica del 2008 e quanto cazzo ci ha fatto paura pure quella, una generazione di bambini cresciuti con una filastrocca. Non c'è una lira, non c'è una lira, non c'è futuro, non c'è lavoro. Io dicevano tutti, io dicevano i genitori, io dicevano i media, non c'è una lira, non c'è una lira, non c'è futuro, non c'è lavoro. E sti bambini che assorbono come delle spugne sono diventati dei giovani adulti in questa Italia distopica, sempre sull'orlo del default finanziario, e non volevano diventare poveri come la merda, come i genitori. Volevano farli questi cazzo di soldi. Ma non solo volevano farli, volevano farne più di te. Per essere ricchi per sempre e vogliono anche scopare la tua troia, ma la lasceranno, perché tutte le troie vogliono fotterli. Ed è così che è andata la trap, regà, cioè, anche perché solo dei morti di fame parlano dei sordi in quel modo, no? Eppure la trap ci ha fatto paura. Mo, abbiamo capito che è tutto a posto, tranne qualche vecchio scorreggione che sta ancora lì a dire, oh mio Dio, ma che fanno? Corromperanno i costumi dei nostri figli? Ma gli piace il cazzo o non gli piace il cazzo? O tempora o mores, no? Questa ride solo gli ha fatto il classico. Comunque, mentre la trap si diffondeva a macchia d'olio, una nuova minaccia giunge a noi dal pianeta terrorismo. Ditelo voi? Il Movimento 5 Stelle, esatto. No? L'ISIS, regà, l'ISIS, Al-Qaeda Super Saiyan, regà, che è assurdo. Cioè, perché comunque, l'ISIS sì che mi ha fatto, cioè, Al-Qaeda, comunque, a parte l'exploit iniziale, minacciavano solo gli Stati Uniti, con sti video in arabo, sgranati, dentro le grotte. Cioè, l'ISIS, non so se vi ricordate, regà, ma era tutto in HD, pareva Hollywood, regà. Parlavano in inglese, in francese, usavano YouTube, Twitter, cioè, se Al-Qaeda era Rete 4, l'ISIS è Amazon Prime, regà, cioè... Hanno proprio esagerato e ci stavano quasi abituati alla paura, perché come se avevano capito che nell'era social un 11 settembre non bastava più, bisognava martellare e ci stavano abituati. Io l'ho visto su mio nonno, uomo d'altri tempi, che ai primi attentati dell'ISIS stava lì davanti alla TV, mezzo piangeva come me da ragazzino, probabilmente perché ripensava alla sua guerra. Poi passati mesi diceva solo sti cazzo dei musulmani e poi rimetteva il film western, no? Quindi... Una volta mi sono sentito un dovere e gli ho detto scusa, ma nonno, ma non è che tutti i musulmani sono terroristi. E lui mi fa, no tutti, l'altri fanno il kebab. No. O ci fanno esplodere i palazzi o ci fanno esplodere il culo. No. Non è così. Grande mio nonno, desensibilizzata alla paura, ma di certo non al razzismo. Che poi... Che fine ha fatto l'ISIS, regà? Che fine ha fatto? Stavano andando bene, no?
hanno ammazzato una cifra di persone, che non è una cosa bella se non sei un terrorista. Cioè, se io vado dal commercialista e mi dice: sai, Sandro, ho affittato un furgone bianco per ficcare sotto i nemici dell'Occidente, non sei la persona giusta per fare una dichiarazione dei redditi. Ma se sei un terrorista, le cose stanno andando bene, no? Sono spariti così, all'apice del successo e della popolarità, come un Luca Di Risio, che cazzo ne so. Voi ricordate Luca Di Risio? Ci vuole calma e sangue freddo, calma, e che poi credo sia proprio il motto dell'ISIS, regà, tra l'altro. Comunque, vabbè. Scompare l'ISIS, ma non scompare la paura, che ci accompagna, muta, si evolve, cambia forma, e dall'ISIS siamo arrivati al global warming, il surriscaldamento globale, e lo stiamo vedendo. Però finalmente una paura per cui tutti noi possiamo fare qualcosa per cambiare le cose. Un messaggio positivo, veicolato da una bambina autistica. Chi se la potrebbe prendere mai con una bambina autistica? Tutti, regà, tutti, tutti. C'è chi dice che è un complotto dei multinazionali, chi dice no, c'ha ragione, ma mi sta sul cazzo lo stesso, chi dice banalmente è brutta. Ma che vuol dire è brutta, regà? A parte che è svedese e diventerà una fregna, ma che vuol dire è brutta? Semmai contesta con le argomentazioni. Poi pure quel problema non l'abbiamo risolto perché tutto è stato oscurato dalla pandemia. Quindi, ricapitolando, io so del 91, 11 settembre 2001, 2021, io più che 30 anni ho fatto 20 anni di paura e ne ho tenute fuori le paure, perché vi potevo dire la mucca pazza, l'ebola, l'aviaria, la suina, Ahmadinejad, Donald Trump, Corea del Nord, il reggaeton, no? Cioè, non è che sono io che sono cagasotto, perché se andiamo ancora più indietro e chiedo a mia madre che mi dice la strategia da attenzione e bombe nelle piazze e il terrorismo nero, e se vado ancora più indietro e chiedo a mia nonna che mi dice la fame, la guerra, la povertà, perché la vita è paura, paure esterne incontrollabili, paure interne, paura di crescere, paura di fallire, paura di morire, e io mi sono rotto il cazzo e voglio inaugurare qui stasera con voi 20 anni di coraggio. Applauso, che ne avremo bisogno. Ne avremo tanto bisogno, io ne ho tanto bisogno, perché io sono una persona molto ansiosa. Ero un bambino nell'era del terrorismo e sono cresciuto con un amico di mio padre che mi diceva sempre: quando vai in un posto che non conosci, pubblico, affollato, cerca subito un punto ondo scappà e una cosa per menà. Ma mo diceva sempre! Quindi capite il trauma? Cioè io a 10 anni ho imparato che quando vado in un posto, magari pure per divertirmi, potrebbe servirmi una cosa per menà. E sono diventato un adulto nell'era dei social, in cui dobbiamo stare attenti a tutto quello che si fa e si dice, perché sennò magari qualcuno si arrabbia e si offende, perché forse da qualche altra parte qualcuno si è arrabbiato e si è offeso. E è per questo che preferisco tutta la vita alla vita reale, che non sempre comprendo e condivido. Quindi da tutto sto bordello ho capito che non siamo soli, siamo troppi. Che è pure il titolo dello spettacolo, quindi se volete fare un applauso... E l'unico posto dove mi sento libero è qui, su questo palco, perché qui con voi posso parlare, mi posso sfogare, posso strillare, posso attaccare con un microfono in mano e da lì posso scappare. Grazie! Grazie Roma! Grazie!